Venditalia 2022 continua, ci troviamo allo stand della Promel, l'azienda di trattamento denaro tutta italiana, che oggi è ben rappresentata da Stefano Caselli, il responsabile in capo della business unit della sezione trattamento denaro, che è qui al posto di Federico Bistarini, assente. Esatto, buongiorno a tutti, Stefano Caselli, responsabile della divisione prodotti di Promel. In questo caso a Venditalia presentiamo le nostre macchine contadividi, che ormai sono anni che produciamo, e presentiamo delle novità molto importanti che secondo noi sul mercato avranno un buon riscontro. Ecco, allora Stefano, qui presentate più modelli, noi ci troviamo accanto a uno di essi che è uno delle due macchine su cui puntate in questa edizione 2022 di Venditalia. Di cosa si tratta? Ok, questa è una macchina che è stata risviluppata e è stata ristudiata per tirare fuori delle innovazioni riguardo al modello precedente, che era l'801A. Questa è la 801A PL, che vuol dire passo lungo. Questo ci ha permesso di ristudiare le meccaniche, di ristudiare l'elettronica e di dare delle feature in più alla macchina per renderla ancora più disponibile al cliente, con delle caratteristiche effettivamente particolari come l'extra hopper removibile, prima era in realtà fisso, una base rialzata che permette di mettere dei cassetti più ampi, quindi permettendo un conteggio delle monete un po' più importante, e delle caratteristiche di velocità potenziate, arriviamo più o meno a 1500-1600 monete al minuto, e in più abbiamo un'altra funzione molto importante, che è la funzione del refill, che è un conteggio con stop, ma non in quantità di monete quanto in valore totale delle monete, quindi impostando un valore di 100 euro noi avremo 100 euro diviso in vari tagli di monete a seconda di quello che preferiamo. Facciamo un esempio, mostriamo loro come funziona questa macchina, magari inserendo le monete che sono già presenti nei vari hopper qui sotto e inserendoli nel io lo chiamo il vano, raccogli monete. Imbuto, hopper effettivamente. Ecco, magari finalmente me lo tolgo questo sfizio, ragazzi, finalmente dopo tanti anni riprendo gli spiccioli e li inseriamo nuovamente nella macchina, come aiuto, prendi gli altri, come facevamo un tempo tanti anni fa. Non c'è maggior soddisfazione che mettere gli spiccioli qui dentro e poi sentire tutto il suono, il magnifico suono, il tintinnio delle monete che viene selezionato e gettato nuovamente nei vari cassetti. Vai, facciamolo partire. Basta premere start e la macchina fa tutto da sé, assolutamente. Divide, conta e presenta anche il risultato totale in quantità di monete, in valore, separato per ogni tipo. Questo con un semplice click sulla stampa a fine conteggio. Verifichiamo che appunto tutto stia andando correttamente, la velocità continua ad avere la sua assolutamente perfetta risposta a quello che abbiamo messo all'interno. Come vedete l'hopper è assolutamente removibile e rimane fisso nel momento in cui abbiamo il carico di monete effettivo, quindi non ci sono problemi di stabilità, e al momento abbiamo finito il conteggio delle monete che abbiamo messo all'interno. Naturalmente anche questo modello si interfaccia perfettamente con i principali programmi di gestione utilizzati dalle gestioni. Assolutamente sì, se questo non fosse già disponibile sulle nostre macchine, ci mettete in contatto con i vostri gestori di gestionali o qualsiasi altro software e noi siamo in grado di sviluppare il protocollo adatto per interfacciare la macchina con tutti i sistemi. Ma non termina qui, perché abbiamo un secondo modello da mostrarvi e quindi andiamo dall'altra parte dello stand. Ed eccoci dinanzi all'altra macchina, l'altra novità presentata qui in Fiera Venditalia 2022. Si chiama PPS, Promel Payment System, ed è rappresentato da questo parallelepipedo che ha tanta attrezzatura dentro, ha tanta tecnologia, che ora tu ci andrai a spiegare come funziona. Assolutamente, questa è una macchina che serve per trattare il denaro, evitando che il personale dietro al bancone, che si tratti di alimentari, farmacie o altro,
tocchi il denaro stesso, quindi interfacciabile con i sistemi di pagamento, appunto le casse, registratori di cassa, scusatemi, di ogni esercizio, interviene sull'unità in modo tale da richiedere il pagamento tramite banconote o tramite inserimento monete. Ecco, facciamo vedere come funziona. Spostati da quest'altra parte, vieni qui, mostriamolo nella sua bellezza, perché abbiamo accanto anche una simulazione di registratore di cassa e dunque a te la parola. Esatto, questo è il registratore di cassa della Labware, è uno dei più diffusi e ci permette appunto di interfacciarsi tramite un cavo sul retro dell'unità, del PPS, in modo tale da presentare un'effettiva transazione. La parte fiscale viene fatta appunto da Labware, la macchina effettivamente richiede l'inserimento di monete e o banconote a seconda dell'importo o della disponibilità del cliente stesso. All'interno della nostra macchina abbiamo ovviamente un conto a banconote, abbiamo la nostra unità, una delle più vendute, che è la Fox 4, che appunto gestisce con tre sensori separati il controllo della moneta e soprattutto del falso. In più abbiamo inserito all'interno del vano di restituzione del resto un LED per la sterilizzazione del denaro, visto insomma il periodo che abbiamo passato, si pensava che fosse un plus interessante. Adesso magari proviamo a fare un test effettivo per vedere in che modo funziona l'unità. Simuliamo l'inserimento o l'acquisto di due prodotti dando il consenso all'unità. L'unità si accende per vedere appunto che in questo momento è possibile inserire dentro del denaro. L'importo è 7,84 euro. Noi andiamo a mettere 10 euro all'interno della banconota, scusatemi. Il sistema l'acquisisce e restituisce al registratore di cassa il resto dell'importo che ci serve. Il PPS continua a fornire le monete nel momento in cui non è ancora magari stato raggiunto il resto da ottenere, e il registratore di cassa stampa effettivamente che il pagamento tramite il PPS è stato avvenuto. È una macchina robusta, è una macchina che in questo caso vedete con un vestito per me sinceramente molto bello e molto apprezzato in fiera. Può essere ovviamente svestita per essere inserita in un bancone piuttosto che in una colonna e quindi customizzabile per i clienti che lo necessitano. Fantastico, devo dire, Promel non termina di stupirci con le sue invenzioni destinate poi al mercato sia del vending che dell'oreca che del retail. Stefano, grazie. Grazie a voi, grazie mille per questa opportunità e spero che vi siano piaciute le novità di Promel. Non ci fermiamo mai, anche questo è stato un risultato del lockdown, quindi la nostra ricerca e sviluppo è sempre in continua evoluzione, sempre in continuo movimento. Forniamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale potervi contattare per richiedere maggiori informazioni. Ok, potete andare direttamente sul sito che è promel.it o scrivere un'email a info@promel.it. Questo è quanto. Sul sito poi trovate tutte le indicazioni sulle nostre macchine contadividi, su eventuali pezzi di ricambio, sulle promozioni del pagamento online tramite PayPal, con l'accordo anche con PayPal di pagare in tre rate eventuali importi. PayPal rilancia appunto un po' l'economia anche in questo senso e noi abbiamo aderito molto volentieri. Grazie, grazie per il contributo. Salutaci Federico Bissarini. Assolutamente, assolutamente. Che è un abituè ormai da tanti anni e di Venditalia e soprattutto di VendingTV.it. Amici, noi continuiamo con tutte le novità da presentare qui a Venditalia 2022. Non andate via.